Eccoci di nuovo qua a parlare di strumenti. Come vi ho anticipato nell'altro video, oggi vi parlerò del guinzaglio d'addestramento, delle lunghine e del guinzaglio allungabile. Cos'è un guinzaglio d'addestramento? Un guinzaglio d'addestramento è una fettuccia molto lunga con due moschettoni, fatto in questo modo, con più ganci lungo la fettuccia, di modo che questo tipo di guinzaglio lo posso tenere o allungato o corto. Qual è la comodità di avere un guinzaglio del genere? Anzitutto, avere un cane che può muoversi più distante da noi, oltre il metro e mezzo consentito, lo posso fare sempre solo in luoghi non pubblici, quindi se sono al campo, se sono in un prato, se sono in montagna, mi permette di dare la libertà al cane di muoversi e mi permette di gestirlo in situazioni, diverse da quelle della solita passeggiata. È una comodità in più anche nel momento in cui io ho bisogno di, come abbiamo detto l'altra volta, gestirlo con più strumenti. Se ho una pettorina e un collare, posso agganciare un gancio alla pettorina, un gancio al collare e portare certi tipi di cani in sicurezza avendo due strumenti agganciati a un'unica maniglia. Il tipo di materiale con cui può essere fatto può essere la fettuccia di nylon come questa che ho io. Questo è un nylon tigrinato antiscivolo. Può essere anche una corda rotonda, può essere anche in pelle. Tanti colori, tante fantasie. Ricordatevi sempre che, come abbiamo visto per il guinzaglio, anche per gli strumenti che andremo a vedere oggi, la grandezza del guinzaglio e lo spessore, il peso del moschettone sarà proporzionale al tipo di cane che sto portando a passeggio. Con lo stesso principio di poter allungare il cane sono nati guinzagli allungabili e lunghine. Cos'è un guinzaglio allungabile? Questo è un guinzaglio allungabile, ovvero una struttura con all'interno una molla che riavvolge fettuccia o corda. Questo ad esempio è fatto in corda e serve per poter dare libertà al cane di muoversi più distante da noi, mentre passeggiamo in sicurezza sempre tenendolo legato al guinzaglio. Cosa capita? Che in un tipo di guinzaglio del genere il tipo di trazione che viene applicata è costante, ovvero essendoci una molla che tira, mentre il cane allunga il guinzaglio, questo rimane continuamente in trazione. Per questo non lo consiglio mai con i cuccioli, con i cani giovani, con i cani che devono imparare ad andare al guinzaglio, perché non voglio insegnare al cane che sia sempre in trazione lo strumento, ma anzi che lo strumento deve essere morbido, il cane non deve imparare a tirare. Questo tipo di accessorio può avere anche delle cose in più, può avere delle luci, può avere un portasacchetti, vengono fatti di mille colori, vengono fatti con impugnature ergonomiche molto comode e possono essere di dimensioni diverse. La dimensione dipende dal peso del cane, quindi non è comodità o estetica, ma dipende dal peso perché ogni cane, per modalità, costruzione, tipo e soprattutto forza, ha una capacità di trazione e di scatto completamente diversa. Quindi, a seconda del suo peso, andrà preso il guinzaglio di modo che regga il tipo di trazione che quel cane potrà fare. Quindi, se dovete scegliere un guinzaglio del genere, sappiate che dovete prendere in base alla taglia del cane, andare dal commerciante e chiedere il modello che vi piace, ma della misura corretta. Questo tipo di guinzaglio non può essere usato in città. Perché? Perché la lunghezza della corda o della fettuccia che trovate al suo interno è dai 3, 5, 10 metri, sono 8 metri. Quello che si vende di più è sui 5 metri. Quindi, essendo che per legge abbiamo detto che il guinzaglio non può essere più lungo di 1,5 metri nei luoghi pubblici, questo strumento è comodo se andate in campagna, in luoghi all'aperto dove non potete lasciare il cane libero. Stesso principio del guinzaglio allungabile, la lunghina. La lunghina, io qui ne ho una fatta in una gomma particolare molto resistente, ha un moschettone ed è una corda lunga. Io qua ne ho una di 5 metri. In realtà quelle che si usano solitamente coi cani vanno dai 10 metri in su. Perché si usano? Per due motivi. Uno, per sport. Ci sono delle attività sportive dove l'uso della lunghina è necessario, come lavori di olfatto in certi sport. Vengono in mente le piste per l'IGP. E altro motivo è per poter gestire i cani, dandogli maggior spazio di libertà, perché con una lunghina di 10 metri capite che si può muovere molto più liberamente, in luoghi aperti dove non ho la possibilità di liberare il cane. Ci sono cani che potrebbero partire sul selvatico, ci sono cani che non hanno autocontrolli, non hanno un richiamo, magari li ho appena adottati, non abbiamo ancora un rapporto, devo insegnargli il richiamo. Quindi questi strumenti possono essere utili per dare spazio al cane di movimento in luoghi dove è possibile dargli spazio,
ma per poterlo gestire in sicurezza, perché dall'altra parte avrò sempre in mano il capo finale della lunghina. Tutte e due abbiamo detto non si usano in città, potrebbe essere pericoloso, e soprattutto vanno usati con criterio, perché se io ho una lunghina lunga ho il cane che è completamente fuori controllo, quindi cercate di utilizzarli in modo costruttivo e utile dove serve. Un modo utile per poterla usare, ad esempio, è insegnare richiamo in sicurezza. Io ho un cane che ho appena adottato, è piccolo, è giovane, è un cucciolo, non conosce i comandi, posso, tenendolo in sicurezza in spazi aperti, insegnare richiamo, insegnare il controllo davanti agli stimoli, magari a non partire sul selvatico, eccetera. Quindi, strumenti tutti utili, tutti diversi, tutti li potete trovare nei negozi per animali, usateli sempre con criterio. Grazie.